napoletano, italiano, napoletano, nato a Napoli, vissuto nella bellissima Ercolano. Questa sera ci troviamo qui a Teano per un concerto in onore di Samparide. Da piccolo seguivi tuo padre, che era un cantante di una band amatoriale, poi fatto teatro e poi il grande successo, duettando anche con Lucio Dalla. Sì, devo dire ragazzi, l'incontro con Lucio è arrivato molto tempo prima che poi avvenissero tutte le mie canzoni, da Abbracciami in poi. Lucio l'ho conosciuto nel 2006, quindi quando ero proprio alle prime armi, calcavo i primi palchi, e devo dire che è stato un grande battesimo, diciamo così. E tornando a stasera è un grande onore, perché Teano è da sempre una città che fonda radici, tradizione, storia, cultura. Mi ha sempre affascinato come città, poi anche l'accoglienza qui nel backstage è stata fantastica, fatta di gente meravigliosa che magari ha lavorato un anno pur di realizzare questa festa, e quindi per me sarà un grande onore, entrerò in punta di piedi e darò il massimo per questa città. La gente ti ama, i fan ne sono tantissimi, tanti successi, non solo Abbracciami. Non solo Abbracciami, esatto. Ma da poco sono virale due mie canzoni che sono uscite, pensa, a distanza di 3 giorni a fine maggio, ed entrambi sono entrate già nel cuore delle persone. Che una è 1985, in cui racconto la storia d'amore per eccellenza, che è quella dei miei genitori, ed è virale sui social, e un altro, un duetto con due grandi amici che sono i Mr. Hyde, che sta andando molto molto bene. Poi tante altre cose, come la sigla di Domenica Inn, insomma è stato un anno veramente importante per me, e il tour di quest'anno lo conferma. I figli Gioia e Alessandro. Che sono a mare con mia moglie e io sono in giro. Io sto qua con mio figlio Andrea, che si chiama, bene, che ci aiuta con la telecamera. Qui ci stanno tutti che ti stanno aspettando, e questa è una dimostrazione di grande affetto, sono loro che abbracciano te in tal caso. Quindi grazie. Salutiamo con un abbraccio un po' tutti quelli che ci seguono. Grazie, vi voglio bene, grazie per l'invito, un abbraccio forte e viva Teano. Ciao.